Un ponte strategico, un ponte cruciale per una città, per una regione, per una nazione, che non è mai stato messo in modo serio, sotto controllo, monitorato giorno per giorno, come si deve fare con un paziente in coma, al quale si chiede invece un lavoro da imprenditore, da operatore che sia perfettamente in salute. E questo oggi significa che noi non abbiamo saputo proteggere i nostri cari, i cittadini, i nostri beni, le nostre infrastrutture. Ancora una volta ascoltiamo le lacrime di coccodrillo, di chi oggi parla di prevenzione e di manutenzione e che domani ricomincerà tutto da capo. Abbiamo poche speranze nel futuro. Abbiamo parlato tante volte di mettere in sicurezza davvero questo nostro amato paese come opera strategica e primaria. Tutti si impegnano dopo una tragedia, ma poi dopo non se ne dimenticano, soprattutto quando si arriva in campagna elettorale. Le colpe sono di tutti, sicuramente di chi non ha mai chiuso questo ponte per non perdere neanche un euro di quelli che sono gli incredibili guadagni che ha fatto, ma anche di chi si è voltato dall'altra parte, anche di chi temeva e non ha saputo denunciare. E se denuncia c'è stata, di chi non ha chiuso e controllato nel modo giusto.